Coderdojo non è una parola strana, è composta di due pezzi, un pezzo che è la parola coder, che di fatto vuol dire programmare, quindi scrivere codice, e l'altra dojo che è la palestra, quindi una palestra per programmatori. Che tipo di programmatori? I piccoli programmatori, perché questa è un'iniziativa che è orientata proprio a bambini dagli 7 anni in poi. L'idea è nata per scherzo, perché da degli amici in comune, ad un raduno che abbiamo fatto a Bologna che si chiama Spaghetti Open Data, e un amico ha detto: "Ah, sai, io c'ho un amico che vive a Bologna, che però è di origine leccese ed è specializzato in programmazione per bambini. Se si trova a Lecce, prendetevi un caffè." Quel caffè è durato circa 8 ore, era un caffè lungo, mi ha entusiasmato e per cui l'ho invitato immediatamente a venire a Matera. Durante l'esperienza di Ammonastri hanno proposto alle scuole materane la partecipazione a un evento formativo del Coder Dojo. Io sono molto curioso e quindi ho voluto partecipare, ho voluto dedicare una mattinata a questa attività e devo dire che sono stato coinvolto sin da subito. Non parliamo soltanto di coding, ma il Coder Dojo è anche una filosofia su un metodo di insegnamento, che è un metodo di insegnamento orizzontale, non più verticale, legato al creative learning, che è una metodologia americana molto simile a quella montessoriana italiana, dove i bambini sostanzialmente non ricevono un insegnamento dall'alto, ma sperimentano loro, si divertono, sbagliano, ricominciano da capo, quindi raggiungono un livello di conoscenze tramite un'esperienza pratica. Abbiamo sviluppato qualcosa insieme, l'abbiamo anche fatto con i bambini di Matera, quindi è il futuro di Matera.